visto un fantasma, sembra. No, ho visto solo il fantasma. Ah, poco. Sì, dai, non è male, l'ho trovata così per puro caso, e tramite l'agenzia, e me l'hanno fatta vedere, l'ho visionata un pochettino, bene. Adesso l'ho arredata da poco, come la vedete voi adesso, mi sembra un modo, perché no. Vabbè, normale, non avevamo potuto, siamo stati. E niente, da poco ho finito di darmi in bianco, però so, mi fa paura, lo scherzo. Mi parlo dall'altra parte della porta, va bene? No, no, in effetti sei proprio brutto. Paurosa, tutti e due. Comunque la cosa che mi ha fatto parecchio strano, perché comunque ho parlato con il proprietario, no? Quando ho dovuto fare il passaggio di proprietà della casa, tutto qua, era molto frettoloso di vendere. Frettoloso, ma ci hai chiesto il perché? Non ci ho pensato, sinceramente. Però perché avevate dei debiti e molte le ha scaricate a te? No, no, io spero di no, anche perché con l'agenzia ho chiesto e tutto a posto. Però l'ho visto un po' strano, sudava, ma non per via del caldo, era strano, tremava, era... Non lo so, cavoli suoi, no. Io mi sono visto la casa, mi è piaciuta, e poi per me da solo, piccolina così, va bene. Sarà che era in mente questa casa. O forse non vedeva l'ora, cioè, era sì, contento di andare a le scatole. E comunque, poi adesso, vediamo, il problema è che essendo da solo, hai le spese... Ma quello è il problema un po', quando abiti da solo, non ha... È così. C'è il lavoro, c'è tutto, quella casa è bella, dai, da te. No, sì, è vero, dai, forse non c'è ancora il modo. Thank you.
cazzo sta succedendo qua dentro? Oh, chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Rispondi? Porca troia! Beppe! Non è possibile. Non è possibile. Ma che cazzo è successo? Non lo so. È proprio a me mi doveva capitare sta cosa. A me, ma che... No, questo è Beppe. Ciao, vieni. Dei passi di là, sono andato a vedere, subito ho visto niente, stavo ritornando nell'entrata, ho risentito di nuovo gli stessi passi di prima, sono tornato indietro, ho visto una figura, una sagoma di un uomo con una specie di soprabito lungo nero, si è girato, guarda c'è la pelle d'oca, si è girato piano piano così, e boh, è sparito nel nulla. Ma non è che è entrato qualcuno? No, sei sicuro? Che ero giù. Che cazzo deve entrare? Abito solo io e a chi apro? Cioè. No, magari dalla finestra si è arrampicato qualcuno, sai? No. E ti ripeto, ero qua, stavo lavando due piatti così, subito pensavo quelli sopra, sai, i bambini. Vado di là. Un cavolo, ritorno indietro per forse l'immaginazione, se no? Sento di nuovo tu. E ho sentito proprio che veniva da me, dalla mia camera, di là. Torno indietro, vado piano piano, mentre mi affaccio nella camera, vedo questa sagoma tutta di nero perché aveva un soprabito, che cavolo è? Si gira piano piano, così guarda, mi piglia male, si gira. Mi guarda e poi è sparito. Su. E chi se, non lo so. Sta cosa. Ma è la prima volta che ti capita qualcosa del genere? La prima volta. Ma. Non lo so. Adesso qua io mi voglio poi anche informare, cioè, vedere che cavolo è questo. Perché poi era vestito non nei tempi nostri. Dove ti rivolgi? All'ufficio fantasmi? Ho capito, vedrò su internet, vedrò la... come si dice? I vecchi proprietari di questa casa, voglio scoprire qualcosa, perché... Perché poi era vestito non nei tempi nostri. Aveva sto soprabito vecchio, sembrava anni 20-30, cioè capito, di quegli anni lì. Cioè, ma aveva un bastone, quei bastoni, quelli vecchi, sai, quelli con il manico d'oro, lì, specie dorato, ottone, che cavolo è, roba vecchia. Dobbiamo, in qualche modo io voglio capire che cavolo è successo. Chiamiamo un medium, qualcuno che possa vedere. Vabbè, aspetta un attimo, magari te lo sei solo immaginato, magari sei solo stanco, visto che magari hai cambiato casa. Io spero che sia per quello, per la stanchezza. Ma che sì, ho da qua, c'è ancora roba che ho dato in bianco. Che sto dando il bianco, stucco, non lo so. Sì, ma vedrai che magari non è nulla. Dai, aspetta qua, vado a darci un'occhiata, aspetta un attimo che torno su. Aspetta, io dormo di qua stanotte. Sì, dormi sul tavolo. C'è qualcuno? Secondo me, non lo so.
tu, ma tu rompi i coglioni a me. Ma va, dai, ma che cavolo dici? Ma ti sei accorto che di lì a fianco c'è un balconcino? Che cosa vuol dire? Ma sarà qualcuno che sarà entrato, dai. Sì, sì. Sì, da come? Che le finestre sono chiuse. Cos'è? È entrato, poi è uscito e mi ha richiuso loro la finestra dall'interno. Questo è un fenomeno. Cioè. E sì, poi non era. Era strano, aveva il viso con, sai, con gli occhiali, cioè, era strano, Beppe, non era all'improvviso, cioè, e non è che stavo sognando, eh. Ma che ora è successo, Beppe? Quando mi hai chiamato oggi pomeriggio alle 2? Vediamo poi cosa fare. Va bene, senti, facciamo così, senza che ti allarmi, senza chiamare parroci e sacrestie varie, facciamo così. Se capita qualcos'altro, cerchiamo di vedere un di venirne a capo. Sì, anche perché effettivamente se non c'è nulla di fatto è inutile allarmarci per nulla. Però intanto io ho visto questa cosa qua, non è che me la sono sognata, eh. Ma non è che hai visto, cioè, ma ti è successo altro? Cioè, adesso per fortuna solo questa, sta cosa strana è così. E io poi ti dico, io di qua non so niente, se c'è qualcosa, se anche gli altri inquilini, cioè quelli che abitavano prima. Sì, prova a parlare con i vicini di casa, magari hanno visto qualcosa. Entrare qualcuno, boh. No. Magari sarà qualche barbone, qualche tossico. Ho capito, ma come fai? Sono al secondo piano, cos'è Spider-Man? Cioè, ah sì, ma vabbè, vediamo, dai. Vediamo. Vabbè, dai, allora facciamo così, dai. Se c'è altro, chiamami. Grazie della visita. Sono arrivato il più in fretta possibile. Della città. Va bene, se c'è altro fammi sapere. Secondo me sei solo stanco. Ma io lo spero, dai. Ma sì, dai, non ti stare a preoccupare, dai. E va bene. Facciamo così, dai, se c'è altro. Io ti do un colpo di telefono e. Va bene, dai. Ci vediamo, dai. Cerca di stare tranquillo, dai che non è niente, ok? Al massimo se c'è qualcuno in casa ti dico a fare da te. Ah sì, magari il coinquilino. Ciao ciao. Ciao. Cerca e anch'io sono qua davanti al computer e se passi dopo mi fai un favore così vediamo un po' cosa hai trovato tu e cosa ho trovato io. Ok, a tra poco. Ciao Beppe, grazie, eh? Ciao ciao. Diciamo che non è molto vivo. Cosa l'avevo capito? Allora, ascolta.
costruito più o meno tipo negli anni 20, e da quello che hai trovato tu più o meno combaciano. Il problema è questo. Quello che tu hai visto non è reale, cioè, mi spiego meglio. Mi hai descritto un tipo con un cappotto lungo, sì. Eccetera, eccetera, in balle varie. Allora, come vedi qua dalla foto, vabbè, magari qui la foto è anche, è anche stata stampata male o che cosa. Più o meno assomiglia a quella fare roba a tizio che hai visto tu? Sì. Allora, ok, senti, la storia è questa. Quando è stato costruito il palazzo, o meglio, mentre il palazzo era ancora in costruzione, ci fu un incidente. Questo ragazzo che tu hai trovato, Niccolò Faretti. Sì, è lo stesso che lo stesso tizio che hai trovato. E se mai lui? Per fartela molto breve e un po' meno spaventosa, sembra che questo ragazzo sia morto durante le costruzioni dell'edificio. A quanto pare sembra un incidente di cantiere, un incidente sul lavoro. Qui ad esempio tutte quelle cose lì non ci sono scritte. Qua è una cosa. No, perché quello che ho trovato io giù in comune sarebbe semplicemente il suo, come si dice, il suo certificato di morte. Da quello che ho trovato io. Qua su internet hanno messo cose un po' così. E per fartela breve sembra che non sei l'unico ad aver avuto questo problema. Ecco. Ci sono state altri racconti simili a quello che mi hai detto tu. E per fartela breve il ragazzo è morto qui. Si sa forse cioè non in questo appartamento, nel palazzo, così che sta tormentando. Per l'esattezza è morto nel perimetro del palazzo. E sta rompendo le scatole nei inquilini. Diciamo di sì. Ecco, ho spiegato come mai quello che aveva prima l'appartamento te l'ha sbolognato molto in fretta. Si vede che chi ci abitava prima si è strizzato e. Ma non solo, quello che ci abitava prima, quanto ho capito, era un suo parente. Ah, ecco. E tieniti forte. Tranquillo, prima o poi chiameremo gli acchiappafantasmi e ti risolveremo il problema. Ecco. Quando stavano costruendo il palazzo, chi aveva l'appalto della costruzione, indovina un po'? Il papà. Era il papà, chi era? Sì, in realtà era il papà, perché comunque, dato che il palazzo è stato costruito negli anni 20. Sì, questo l'ho letto anche qua, qualcosa coincidono. Quindi, boh, ora dobbiamo trovare il modo di risolvere questo problema. Non è che posso togliere tutto, andare a cercarmi un'altra casa, che okay. Qua non è che è un bordello. Una cosa solo. Sì, è vero, quello che se n'è andato via di fretta e furia, perché ovviamente si è strizzato, ma per un buon motivo. Il nostro amico in giacca lunga, diciamo che ha quasi cercato di dargli fuoco. Cioè, questo fantasma ha voluto dare fuoco? Sì, in qualche modo questo signore è stato ricoverato per ustioni di primo grado. Ah, va bene. Ma per quale motivo? Sì. Vuole vendicarsi da questa morte? No, diciamo che lui vuole, da quello che
sentire se c'è qualche sentire qualcuno, come ti dicevo l'altro giorno, qualcuno che, perché il prete che la fa, arriva qua, io benedico qua le solite stronzate. Penso di essere più complicato di così. Appunto. Ascolta. Ora io mi darò da fare. E dobbiamo muoverci in fretta. Ah sì. Non è una cosa da sottovalutare, perché comunque il problema potrebbe essere abbastanza pesante. Diciamo che si è cercato di arrostire quello prima di te. Merita, se lo fa. Ne cucina. Vabbè. Mi raccomando, qualunque cosa, tienimi aggiornato. Ok, tranquillo, io ti ringrazio per il momento. Al momento questo è tutto. Oh, tu se scopri ancora qualcosa, se riesci, se c'è qualcuno in vita di parenti di questo qua, saranno vecchissimi, però sì, no, lui non è detto, però qualcuno che lo conosce, l'ultimo magari... parente reperibile è stato quello che ti ha venduto la casa, che casualmente intanto irreperibile. Ecco. E vabbè, dai. Irreperibile nel senso che non riusciamo a trovare neanche un suo indirizzo. Sarà andato all'estero, sarà andato via. Non si sa. Comunque, dai, adesso vediamo di trovare qualcuno che ci faccia uscire da questa situazione di merda. Questo lo lascio a te. Ci sentiremo più avanti. Io ti ringrazio ancora, ti accompagno la porta. Ok, cerca di non finire arrosto. No, vabbè, capito, ma basta. Ok.
sento dei rumorini, che provengono proprio dall'abitazione qua, nell'alloggio. Io così non vivo più, perché non riesco a dormire di notte, c'ho sempre l'affanno, ho sempre timore quando entro in casa di vedermi qualcosa all'improvviso davanti. È una situazione di merda. No, non è più accettabile. Va bene, senti, facciamo una cosa, io faccio un ultimo tentativo. In genere queste cose vengono, tra virgolette, risolte con un esorcismo, un rito, un qualcosa, vediamo un attimo. Provo a rivolgermi al parroco della chiesa, vediamo se mi dice qualcosa, vediamo un attimo. Speriamo. Al massimo ci rivolgiamo ad Eric, che so che lui queste cose le faceva e sì, bene o male sapeva cosa fare. Sì, faceva qualcosina anche lui, ma l'ha accennato anche a me qualche tempo fa. Come muoversi, anche perché tu così non puoi andare avanti. No, hai due occhi che sembrano due uomini. Come quelli del fantasma. Ah, ecco. Vabbò, dai. Io comunque ti credo, perché comunque l'ho visto anch'io, ho visto anch'io qualcosa. Ah, ecco, vedi, anche tu hai visto qualcosa. Finora pensavo che era stata una mia immaginazione, ma non era così, quindi... No, vediamo di risolvere. Ormai abbiamo raccolto più informazioni possibile, quindi dobbiamo risolvere il problema. Ok, va bene, dai. Dai, io mi sbrigo, così magari in un'oretta dovrei arrivare, più o meno, che ora è, sì. Le 9, dai. Dovrei arrivare, vediamo se trovo ancora la chiesa aperta. Ok, perfetto, grazie. Dai, per... tranquillo. Okay. Ci sentiamo. Ok. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. In realtà si tratta di Adriano il problema. Adriano? Cosa succede? Gli è successo qualcosa? Non ancora. Non mi far preoccupare, Peppe. A casa sua stanno succedendo delle cose strane. Lui mi dice di vedere un tizio che gli gira per casa, ha visto... Che gli gira per casa? Sta avendo problemi di notte, non riesce a dormire, è conciato parecchio male. A dirti la verità, no. Anch'io ho visto qualcosa. Hai visto qualcosa? A dire la verità non vi ho detto nulla all'inizio, ma per non farvi preoccupare, perché pensavo che era una mia, così, una mia immaginazione, pensavo di aver sentito un rumore o che cosa, ma il primo giorno, quando siamo entrati dalla porta, quando tu mi hai chiesto se era tutto a posto, io avevo visto qualcosa nella stanza, o almeno penso di aver visto qualcosa. Beppe, sai di cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando, sì, di lo so, problemi di ogni giorno. Sì, lo so, non è come andare a chiedere ai vicini di smettere di fare rumore, lo so. Anche perché se fosse così... La situazione è abbastanza critica. Io ho provato a rivolgermi anche al prete. Addirittura? È così grave? Mi ha dato due di picco, non ne vuole sapere. Ascolta, lo dobbiamo aiutare. Non può andare avanti così. Io ho cercato di smettere queste cose. Ha anche dei lividi, addosso. Ma perché non mi ha detto mai niente? Ma perché lo sai come fa, no? Che lui ha paura di tutto, si spaventa per non dare magari fastidio, ha paura che ha... Ho capito, ma qua si sta parlando di cose abbastanza gravi, non è che... Però cazzo, io queste cose ho cercato di smettere perché mi ero trovato in situazioni... Sì, lo so, me lo ricordo anch'io. L'ultima volta. Però, lo so, però io ho fatto delle indagini e in quel cacchio di palazzo è successo qualcosa. Guarda, si tratta dell'incolumità di Adriano,
se era una cavolata non ti dicevo niente, se era solo un'immaginazione o un rumore è logico che non ti veniva a rompere le scatole. Tu sei assolutamente sicuro di ciò che hai visto? Sì. E Adriano pure? Sì. Non so perché. Mi ha anche raccontato che una notte per poco gli dava fuoco. Si è ritrovato con le coperte imbevute d'alcol. Immagino che sia verificato. Dai, si tratta di Adriano, quindi non posso ovviarmi indietro. Facciamo il possibile. Quindi tu mi stai dicendo dobbiamo che dobbiamo fare più fretta. Allora adesso l'unico modo per capire cosa c'è e chi c'è dentro casa, stai parlando dentro casa sua, è riuscire a fare una seduta. Una seduta spiritica. In questo campo sei tu l'esperto. Tu fai l'abracadabra e fai venire fuori quello che deve venire fuori. Vi dico già che non sarà una passeggiata. Lo so. Sarà pericoloso, quindi prepariamoci a tutto, ma tiriamo fuori sostanzialmente la casa sua. Già stasera andiamo da lì. Sì. Non può stare un'altra notte in quelle condizioni. Io devo preparare tutto e poi va bene, facciamo. Ok, tu tira fuori la bacchetta magica, io vado ad avvisare Adriano. Dai, ok. Niente, allora ci vediamo da lui direttamente. Sì, per le 10, le 11, vedi tu quando finisci. Dai, io appena finisco di preparare le robe, prendi per via. Ok, buongiorno. Cerco di non lasciarlo. Ci vediamo qua direttamente, dai. Va bene. A dopo allora. Ciao. Ok ragazzi, grazie di essere venuti qua. Ma figurati. Perché come voi sapete non sto più vivendo tranquillo. Mi stanno succedendo cose una dietro l'altra. Confermo. Di notte, di giorno. Lui mi ha dato una mano a capire tutte queste cose qua. Io mi ero ripromesso di non farlo mai più sta cosa qua, solo che vedevo che sei tu, la situazione si incominciava a aggravare, quindi è meglio se intervengo. Per cui diciamo che con questa cosa il problema lo risolviamo, quindi puoi stare tranquillo. Okay. Io comunque non farò continuare a fare le mie ricerche per vedere comunque per farti stare tranquillo e tutto. Però sì, vedrai che già con questa cosa il problema lo togliamo. Allora, si procederà così. Bisogna avere le mani legate, cioè nel senso uno tiene la mano dell'altro. Io procederò con un rituale in latino, dopodiché ci sarà la fase di concentrazione. Sì. Mi raccomando, non staccate le mani qualsiasi cosa succede, perché può diventare pericoloso veramente, quindi evitiamo di fare queste cazzate qua. Quindi mani legate e si va. Pronti? Okay. DMXD, facultatem sentiendi augio et beneficium didico.